Interramento della statale, nuovi tratti di bici Politana, ma anche aree di sosta e parcheggi. La rivoluzione della mobilità pesarese passa ad alcuni nuovi progetti che si pongono l'obiettivo di cambiare la viabilità cittadina. La realizzazione del sottopassaggio per Viale della Vittoria in corrispondenza di Viale della Repubblica e dunque il programma di interramento della statale rappresenta uno degli interventi più importanti pensati dall'amministrazione, che durante l'ultima riunione di giunta ne ha approvato il progetto di fattibilità. Il piano prevede il collegamento e la creazione di una passeggiata unica dal Teatro Rossini fino a Piazzale della Libertà. Questo progetto che ci permetterebbe di viaggiare senza ostacoli dal Teatro Rossini alla Sfera Grande di Pomodoro è un progetto ovviamente ambizioso che cambia un po' le dinamiche della città sia dal punto di vista viabilistico che dal punto di vista soprattutto estetico e architettonico. Abbiamo fatto delle analisi sul sottofondo e diciamo che l'operazione è realizzabile, il costo stimato è attorno ai 4 milioni di euro che possono essere recuperati attraverso l'operazione fatta con il fondo che ha acquisito la proprietà qui dell'ex Bramante, che ammonta a circa, l'intervento dovrebbe ammontare a circa 2 milioni e 500 mila euro, il resto può arrivare dalla parte di proprietà comunale appunto dell'ex Bramante, quindi un intervento che potrebbe essere sviluppato sia dal privato che dal pubblico. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è riuscire a mettere in campo quest'opera, ripeto che è un'opera che può stravolgere in positivo la nostra città. Il fitto programma di lavori pubblici passa anche dalla realizzazione di un nuovo parcheggio nell'area della stazione ferroviaria di Pesaro, prossima alla riqualificazione grazie all'accordo stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e Comune. Abbiamo acquisito da RFI la proprietà di tutte le aree intorno alle ferrovie, questo ci ha permesso anche di avere una spinta forte da RFI che realizzerà la nuova stazione con un impegno di circa 8 milioni di euro. Noi abbiamo acquistato per 1.400.000 euro qualche mese fa tutte le aree intorno, in un'area andremo a realizzare un ulteriore parcheggio per circa 110 posti auto. L'opera, il primo intervento sarà un intervento di difesa del parcheggio rispetto alla linea ferroviaria, quindi recinzioni e illuminazione, verrà realizzato con un intervento di Pesaro Parcheggi all'interno del progetto Sprint, che è il progetto di bando delle periferie che impegna Pesaro Parcheggi per investimenti complessivi di 720.000 euro e questi 90.000 euro sono parte di 720.000 euro che la nostra società partecipata Pesaro Parcheggi farà all'interno del progetto Sprint. Gli interventi in programma per ridefinire la mobilità cittadina riguardano anche i percorsi ciclabili, con la riqualificazione e la creazione di nuovi tratti della bicipolitana. La realizzazione della ciclabile del ponte di collegamento tra il quartiere di Tombaccia e la zona di Via dell'Acquedotto, anche questo è andato in giunta ieri. E il progetto definitivo che da qui a penso una decina di giorni andrà in gara, anche questo è un intervento complessivo di 4 milioni di euro già finanziato all'interno del progetto bando delle periferie. Stiamo affidando l'incarico per realizzare una ciclabile di collegamento tra il centro e il quartiere di Loreto Montegranaro. L'obiettivo è quello di avere un asse unico tra la piazza e via Decioraggi e il quartiere di Loreto, realizzando un collegamento ciclabile non ai lati della strada ma centrale rispetto a via Cialdini. Questo ci permetterebbe di non perdere posti auto. Ovviamente il percorso ciclabile sarà a due sensi di marcia e protetto in mezzo alle due corsie che entrano e escono dalla città.